svegliatevi arpe eccetera, voglio svegliare. Svegliatevi arpe eccetera, voglio svegliare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ogni Eucaristia è sacrificio di riconciliazione che celebra l'infinita misericordia di Dio. Con questa fiducia chiediamo il perdono della nostra umana fragilità. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. I peccati del mondo, accogli la nostra supplica, che siedi alla destra del Padre,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Lodiamo e ti benediciamo, lodiamo e ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Preghiamo. O Dio, che non ti stanchi mai di usarci misericordia, donaci un cuore penitente e fedele che sappia corrispondere al tuo amore di Padre, perché diffondiamo lungo le strade del mondo il messaggio evangelico di riconciliazione e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni Natan disse a Davide: così dice il Signore Dio di Israele, io t'ho unto re di Israele, t'ho liberato dalle mani di Saul, t'ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse troppo poco io vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'ittita. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai, è parola di Dio. Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti retti di cuore, gridate di gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della legge, poiché per le opere della legge non verrà mai giustificato nessuno. In realtà, mediante la legge, io sono morto alla legge affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io,
ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dunque, non rendo vana la grazia di Dio. Infatti, se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Dio ha amato noi e mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che la tocca, è una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutte e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, va in pace». In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni,
Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore. Oggi abbiamo la gioia di avere in mezzo a noi la professoressa Agata Gueli con il marito e i genitori. Gli diamo il benvenuto e il saluto. E i ragazzi certamente sono di meno stamattina, perché ieri sera avete fatto tardi, vero? Che ora avete fatto? Tardi, sicuramente. Quindi stamattina un po' riposano e dormono. Ma ogni domenica noi ci troviamo qui. Di solito ci sono anche pure i catechisti, qualche catechista c'è pure. E ascoltiamo la parola di Dio, celebriamo l'Eucaristia. E oggi la parola di Dio è molto significativa. Perché proprio in quest'anno della misericordia viene a essere messa in evidenza la grande misericordia di Dio, attraverso il perdono che Dio usa nei confronti dei peccatori. E questo emerge dal fatto che cosa ha fatto Dio per noi? Ha mandato suo figlio Gesù Cristo, che è il volto della misericordia del Padre, e diceva la seconda lettura che abbiamo ascoltato, ha dato la sua vita per noi, per la nostra salvezza. Quindi è in Cristo Gesù che noi riceviamo questo dono grandioso della misericordia di Dio, che è del Padre e che ci viene riversata a tutti noi. Infatti gli episodi che abbiamo ascoltato, il primo riguardante il re Davide e il secondo di questa donna che si avvicina a Gesù e fa questi gesti, sono importanti nel considerarli. Il primo, chi è Davide? Davide è il re di Israele, che succede a un altro, al primo re di Israele, a Saul, e su di lui si pone la benedizione di Dio. Dio ha detto: io ti ho scelto, ti ho eletto a posto di Saul, ti ho dato di vincere i tuoi nemici, ti ho dato ogni bene, ti ho dato tutto ciò che desideravi. Eppure ora ti scopro che invece sei non ligio, non fedele alla mia parola. Perché Davide si era macchiato di due peccati: uno di infedeltà, quindi di adulterio, e l'altro di omicidio. C'era un soldato, un guerriero che aveva, Uria, si chiamava così, che era andato in guerra. E siccome Davide aveva visto questa donna, la moglie di Uria, che si chiamava Betsabea, farsi il bagno nella terrazza, e allora da quel momento iniziò nella mente di Davide il pensiero cattivo di incontrare questa donna. Questo incontro fu un incontro però non buono, perché da lì si consumò poi l'adulterio. E una volta che Betsabea poi rimase incinta, per coprire questo fatto, non sapendo come fare, alla fine escogitò di metterlo in avanti nella lotta, nella guerriglia che c'era, e di lasciarlo solo e di farlo uccidere. E così al primo delitto si aggiunse anche il secondo, al primo peccato pure il secondo. Era un peccato grave, cioè un doppio peccato. Dio cosa fa? Manda il profeta Natan. Il profeta è l'uomo di Dio che riceve queste conoscenze, queste rivelazioni,
e va a denunciarlo, glielo va a dire praticamente. Dice: Davide, cosa hai fatto? Guarda che ti sei macchiato di due delitti, di due grossi delitti. E Davide pensava che, sapete, molte volte si pensa di non mettere, di mettere a sottocere tutto senza coglierne le conseguenze. E invece il profeta Nathan proprio glielo fa capire che il suo peccato è grave. E lo va e ci va. Gli racconta una storiella. Prima di questo brano che avete ascoltato stamattina c'è una storiella dove gli dice che c'era un uomo ricco e un uomo, diciamo, povero. Il ricco aveva armenti, tante pecore, insomma tante belle cose. Il povero aveva solo una pecorella che l'aveva cresciuta lui, che era affezionato. Però questo ricco, quando ha avuto un ospite, invece di prendere tra le sue agnelline il capretto per accogliere questo forestiero, lo prese dal povero, prese l'agnellino del povero. E quindi dice, vedete cosa è successo? Nathan racconta questo a Davide. E dice, vedi cosa succede nel tuo regno? Succede questo, che ci sono persone potenti che abusano degli altri che sono più umili, più semplici. Usurpano il bene degli altri. E dice, Davide stesso dà il giudizio, dà la condanna. Dice, deve andare a morte colui che ha fatto questo. Quindi la condanna è stata data da lui stesso, che è il re. Appena dice questo, Nathan gli dice, tu sei quell'uomo. Tu sei quell'uomo. Quindi lui stesso devo morire allora. Sono meritevole di morte, perché ho fatto questo male. Ma riconoscendo il proprio peccato, in questa occasione Davide scrive il Salmo 50, dove dice, pietà di me, oh Dio, pietà di me, nel tuo grande amore cancella il mio peccato, lavami da ogni colpa. In questo Salmo lui dice, si riconosce peccatore, si dice, purtroppo sono peccatore, fin dal seno di mia madre mi ha concepito nel peccato, cioè riconosce, in questo Salmo lui dice, il suo pentimento. Dice il suo peccato dinanzi a Dio e il suo pentimento. Allora Nathan gli dice, tu non morirai. Quindi Dio perdona, lo perdona. Anche se poi ci sarà una frase che gli dice Nathan, che è quella che dalla tua casa non ti toglierà più la spada. Ecco, proprio perché gli predice questa situazione, questa sventura. Lui che ha usato iniquamente la spada contro Uria, quella spada è una spada che gli rimane sempre pronta a colpire la sua casa. Anche se Davide è un grande re, addirittura ha ricevuto pure la promessa di diventare il padre del Messia, il re messianico, cioè Gesù Cristo che viene dalla sua discendenza, eppure ha peccato e Dio lo perdona. Nel Vangelo cosa troviamo? Una donna, in quest'altro episodio ci viene a mettere in evidenza ancora una volta questa donna che è peccatrice, la riconoscono tutti. Lo sanno tutti nel paese, è una donna peccatrice. Ma questa donna peccatrice, che ha sentito che c'è Gesù in questa casa del fariseo, supera tutte le vergogne che ci possono essere, possibili e immaginabili, e va lì dove c'è Gesù per manifestare il suo pentimento, il suo amore nei confronti di Gesù, che ha parlato del regno di Dio,
che ha parlato della misericordia di Dio. Piange perché è pentita per i suoi peccati e quindi fa quei gesti di piangere, di asciugare poi le lacrime che aveva versato sui piedi di Gesù con i suoi capelli, di ungere di olio i piedi di Gesù, proprio per manifestare questo amore a colui che aveva parlato di misericordia, a colui che perdonava. Infatti Gesù cosa gli dice? Ti sono perdonati i peccati. Anche se gli altri si scandalizzano che dice Gesù così, perché chi può perdonare i peccati? Dio solo può perdonare i peccati. Questo si dice anche in un'altra occasione, quando Gesù guarisce il paralitico, quell'uomo paralizzato che gli calano nel lettuccio, e gli dice pure ti sono perdonati i peccati. E poi per confermare questa parola dice alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina, proprio per far capire che lui non solo può perdonare i peccati ma anche può guarire, e quel paralitico guarisce. E allora la stessa cosa qua, lui può perdonare i peccati perché è Dio che perdona i peccati. Dio è misericordioso e ci usa misericordia. E questa è la bellezza della nostra vita cristiana. Riconoscere Dio Padre misericordioso, che ci ha mandato il Figlio per farci conoscere in maniera reale la sua misericordia. Perché Cristo Gesù ha donato la sua vita proprio per questo amore nei nostri confronti. Quell'amore che di fronte alle miserie umane diventa misericordia, così l'abbiamo detto. Dio è amore, ci dice Giovanni. Gesù ci manifesta questo amore e quando noi cadiamo nel nostro peccato, siamo miseri, allora questo amore diventa misericordia. Allora oggi noi dobbiamo sentire la gioia di questo annunzio e dobbiamo non soltanto capire il valore della misericordia che ci viene da Dio, ma anche come poter accedere alla misericordia di Dio. Alla fine Davide cosa ha fatto? Ha confessato il suo peccato. La peccatrice cosa ha fatto? Ha confessato il suo peccato. Noi oggi cosa siamo chiamati a fare per poter vivere in comunione col Signore, nella grazia del Signore, riconciliati con il Signore? Dobbiamo confessare il nostro peccato. Cioè dobbiamo accostarci al sacramento della confessione. Questo è importante. Voi questi bambini che avete fatto la prima comunione quest'anno, vabbè che ancora è da poco, il 28 maggio l'hanno fatto i bambini, ma sentite il bisogno di confessarvi? Vi siete già confessati dopo la prima comunione che avete fatto? Vi siete confessati? Sì o no? 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 Ancora no. Quindi ancora non avete fatto nessun peccato. Non avete litigato con i compagni, non avete detto parolacce, non avete ubbidito ai genitori. Sono stati ubbidienti i genitori? Cioè, questo per dire voi che vi siete fatti la prima comunione. Ecco, la confessione è importante. Perché se noi contravveniamo a un comandamento, cioè ad una relazione che bisogna vivere bene e la facciamo male, allora dobbiamo emendarci, cioè dobbiamo recuperare, dobbiamo impegnarci a far sì che la nostra vita con il Signore e con gli altri sia vissuta bene. La confessione serve a questo, a chiedere perdono al Signore e quindi a vivere poi nella grazia del Signore. Vedete? Allora il sacramento della confessione è fondamentale, perché è il sacramento che ci unisce a Cristo. Il Papa, sapete cosa ha detto? Papa Francesco? Che noi dobbiamo non stancarci di chiedere perdono al Signore, perché Dio non si stanca. Dio è pronto sempre ad offrirci il dono della sua misericordia e quindi noi non dobbiamo stancarci di chiedere
perdono al Signore dei nostri peccati, perché purtroppo siamo uomini, siamo fragili. Il giusto, dice la Scrittura, pecca 7 volte al giorno. Non è che ora mi vado a confessare ogni giorno, c'erano alcuni santi che si confessavano pure ogni giorno, ma almeno, ecco, ogni settimana, specialmente voi bambini che avete fatto la prima comunione, ogni 15 giorni, c'è la pratica del primo venerdì del mese, quindi ogni mese, e insomma dipende quando c'è bisogno, se c'è bisogno anche subito, ogni giorno uno si può confessare, ma è importante confessarsi, perché vedete, Davide ha confessato il suo peccato, la peccatrice pure, e siamo chiamati tutti a confessare il nostro peccato per vivere della misericordia di Dio riconciliati con il Signore. Maria, Madre di Misericordia, ci aiuti a comprendere la gravità di ogni peccato, perché Maria, sapete, nella rivelazione che ha fatto ai 3 pastorelli di Fatima, ha fatto vedere che il peccato è grave perché offende il Signore. E quindi bisogna fare anche delle penitenze per la conversione dei peccatori. Allora, noi oggi chiediamo a Maria che ci aiuti a comprendere il valore della misericordia di Dio, ma anche nello stesso tempo di ogni sacrificio, di ogni rinuncia, di ogni privazione, per coloro che appunto hanno bisogno di riconoscere il proprio peccato, cioè per i peccatori. Maria, Madre della Misericordia, prega per noi. In piedi professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore delle cose visibili e invisibili. Credo, Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, non è per i nostri meriti, ma per l'amore gratuito di Dio che noi siamo salvati. È con questa certezza di fede che osiamo invocare l'aiuto che viene dall'alto per noi, per la Chiesa e per il mondo intero. Diciamo insieme: per la tua misericordia salvaci, Signore. Misericordia salvaci, Signore. Per la Chiesa, sposa di Cristo, perché sia segno del tuo amore misericordioso che perdona e libera da ogni egoismo, preghiamo. Per la tua misericordia salvaci, Signore. Per i responsabili delle nazioni, perché in questi tempi oscuri cerchino tutto quanto giova al bene comune dei popoli, preghiamo. Per la tua misericordia salvaci, Signore. Per i malati, gli oppressi, i profughi, perché sia riconosciuta in loro la presenza di Cristo, fratello e salvatore, preghiamo. Per la tua misericordia salvaci, Signore. Per noi qui presenti,
perché in questo giubileo della misericordia accogliamo con cuore docile la parola che salva e ne diventiamo testimoni credibili, preghiamo. Per la tua misericordia salvaci, Signore. Preghiamo per i nostri fratelli defunti, di Trio Melina, Salvo Ignazio e Gaetana, perché il Signore dia loro di partecipare per la sua misericordia alla gloria del Cristo risorto, preghiamo. Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere e donaci il tuo spirito buono come pegno di un mondo rinnovato nella Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta proclamare le tue grandi opere e renderti grazie a nome di tutti gli uomini, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha inaugurato i tempi nuovi, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, Padre, ci ha preparato un posto nel tuo regno. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Rosario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è regno, tu è la potenza, e la gloria in secoli. Tu è regno, tu è la potenza, e la gloria in secoli.
Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Signore, a noi che abbiamo conosciuto la gioia del perdono e della comunione con te, si è data la grazia di diffondere sulle strade del nostro vivere un messaggio di misericordia e di riconciliazione. Preghiamo. Signore, la partecipazione a questo sacramento, segno della nostra unione con te, edifichi la tua Chiesa nell'unità e nella pace, per Cristo nostro Signore. Seduti che vi do gli avvisi. In fondo alla Chiesa troverete un giovane o una giovane, perché vi darà la possibilità di prendere il libro di Filippo Chimera, un libro che è stato presentato sabato 4 giugno, 8 giorni ieri, dove sono illustrati, diciamo, i personaggi di Butera che si sono distinti. Sono viventi, la maggior parte, solo uno è defunto, Fortunato Pasqualino, e gli altri sono persone che si sono distinte per l'attività sportiva, artistica, imprenditoriale, e sono dati proprio come modello per i giovani affinché possano seguire pure loro le loro passioni, le loro attitudini. E questo libro è stato consegnato a tutte le parrocchie perché i proventi di questo libro possono servire per aiutare i ragazzi a comprare libri, ad avere, diciamo, biglietti per il teatro. Non ce ne abbiamo noi qui a Butera, ma si può andare anche comunque a Gela, a dare comunque la possibilità di qualche libro, di qualche sussidio culturale, scolastico, per aiutare i nostri ragazzi. Quindi questo poi il libro è un costo modico, diciamo di 7 euro, ed è l'iniziativa è proprio questo. L'autore, Filippo Chimera, si è voluto cimentare in questa attività proprio dopo aver sentito il pensiero di padre Pino Pugliesi, che diceva: è bene che ognuno faccia qualcosa per qualcuno. E lui questo pensiero gli è frullato in testa per diverso tempo, poi è venuto da me, mi ha presentato l'idea che di voler fare questo libro, ed ecco che dopo 2 anni il libro è stato fatto. E quindi già almeno abbiamo un giovane che ha pensato a fare qualcosa per qualcuno, che ci possono essere anche tanti altri giovani con questa idea, per poter fare qualcosa per qualcuno, per rendersi appunto utili e per sentire la gioia di essere disposti a lavorare per gli altri. Gli avvisi della settimana. Niente messa in matrice per questa settimana, perché inizieranno da domani mattina dei lavori e quindi la chiesa rimane chiusa fino a sabato. Le messe però saranno così distribuite: domani, che è la festa di Sant'Antonio, le 2 messe sono a Santa Maria di Gesù, sia di mattina alle 9 che di sera alle ore 19. Dopodomani la messa di mattina continuerà alle 9 ad essere celebrata a Santa Maria di Gesù, ma la sera sarà così: martedì al Carmine, mercoledì a San Giuseppe e giovedì, venerdì e sabato al Carmine.
Poi domenica riprende tutto normalmente, con la messa alle 11 qui e alle 19 la sera, sempre qui in Matrice. Sono aperte le iscrizioni al Grest, e già da oggi pomeriggio, dalle 17 alle 20, si possono iscrivere, cioè i genitori devono venire perché devono firmare il foglio dell'autorizzazione e possono registrare o iscrivere i loro figli dai 6 anni compiuti, cioè nel senso da chi ha frequentato già la prima elementare, dopo la prima elementare fino ai 13 anni, fino alla terza media, ci sono le iscrizioni. Dai 14 ai 15 invece si è aiutanti animatori e comunque bisogna iscriversi lo stesso e poi dai 16 in poi animatori e devono pure iscriversi lo stesso, cioè quindi bisogna compilare il foglio di autorizzazione da parte dei genitori che permettono al figlio di partecipare al Grest. Il Grest è a livello cittadino, quindi tutte le parrocchie, tutti i ragazzi possono partecipare a questa iscrizione. Concludiamo adesso questa celebrazione invocando la benedizione di Dio su tutti noi e sulle nostre famiglie. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La celebrazione è finita in Cristo Gesù, andate in pace.